Prego, l'assessore Scolaro a illustrare la delibera. Sì, grazie Presidente. Come lei ha già enunciato leggendo il titolo, quella che andiamo ad approvare è una ratifica di una variazione già effettuata in via d'urgenza dalla Giunta. La Giunta ha ratificato, cioè ha approvato l'entrata, quindi la iscrizione a bilancio in entrata e in uscita di un contributo definito progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio promosso e finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per un importo di 111.372 euro. L'urgenza si è determinata dal fatto che tale importo si è quantificato in maniera precisa in un preciso momento, circa 10 giorni fa, per il quale le procedure per l'assegnazione prevedevano ovviamente un'approvazione molto veloce e non tale da consentire l'immediata convocazione del Consiglio. Questo è il motivo. Aggiungo anche, per informativa del Consiglio, che è importante... Per cortesia, c'è troppo un vocio. Prego i consiglieri di abbassare un po' il tono della voce. Sì, grazie Presidente. Do una notizia che comunque è di aggiornamento sulla situazione finanziaria, che anche a noi coinvolge e presta particolare attenzione, che questa anche variazione d'urgenza si inserisce in un discorso più ampio di attenzione nostra all'osservazione del patto di stabilità e quindi al suo rispetto, che ci ha portato ad attivarci prontamente nel blocco degli impegni. Quindi questa manovra, in vista della comunicazione che ci arriverebbe proprio in questi giorni sul fondo sperimentale di riequilibrio di compartecipazione IVA, che leggete e che leggeremo questa sera nel testo di decreto legge, legato appunto alla manovra finanziaria aggiuntiva, ha spinto a fare questo aggiustamento e questa particolare attenzione. Quindi l'urgenza è anche ulteriormente suffragata da questa particolare attenzione che abbiamo avuto di controllo e attenzione nei confronti della spesa. Ripeto, questo è un contributo in entrata e uscita e quindi lo ascriviamo senza grosse difficoltà. Poi per le caratteristiche del progetto sono già state esposte ampiamente in commissione dal funzionario, la dottoressa Casassa, è presente l'assessore se ci sono ulteriori richieste di specificazione. Grazie. Non mi sembra che ci siano interventi.